Scaricate l'app di OneFootball per rimanere aggiornati su tutte le notizie relative al mondo del calcio, non solo della nostra Serie A, non solo del nostro fantacalcio, ma del calcio in generale, calcio europeo e non solo, probabili formazioni, classifiche, marcatori all'interno dell'app OneFootball. Il link per scaricarla è in descrizione. Ben ritrovati amici di FantaWorld, nuovo appuntamento con le nostre rose, in cui dopo aver analizzato la rosa di Paolo, questa volta analizzo io la mia, la King's Landing, che ripeto è arrivata al secondo posto, dietro quella di Paolo appunto, quindi sono abbastanza soddisfatto della mia rosa e partiamo subito con i portieri. Il pacchetto di portieri cui ho scelto di far affidamento è quello dell'Inter, quindi Handanovic, Padelli e Berni, a cui do al pacchetto un bel 7. 7 perché Handanovic, perché il voto che io darei ad Handanovic dopo ogni partita, un giocatore veramente importante per l'Inter, sempre decisivo. Certo ha preso anche qualche gol di troppo, però comunque la difesa è stata la terza o la quarta meno battuta, quindi non è stato neanche male. Il mio obiettivo era la coppia della Juve Buffon-Szczęsny, come ho sempre detto, però come mia seconda scelta c'era Handanovic e devo dire che si è comportato abbastanza bene. Passando al reparto difensivo, restiamo in casa Inter con Cancelo e D'Ambrosio, i due terzini nerazzurri, a cui do a Cancelo 7 perché è stato anche dopo un inizio un po' stentato, diciamo, però si è preso poi la ribalta, è diventato un titolare e ha portato anche, oltre a buoni voti, anche assist e anche un gol. Quindi devo dire che sono abbastanza soddisfatto del portoghese. Sull'altra fascia, D'Ambrosio do un 6,5 di stima, perché comunque fa sempre il suo, un giocatore sempre puntuale, preciso, mi ha fatto anche un gol nel girone d'andata, quindi come titolare low cost ci sta. Come terzino destro anche Lorenzo De Silvestri, a cui do anche lui un 7. Meritava anche di più, perché 5 gol per un difensore non sono assolutamente una manna. Però di questi 5 gol ne ho preso forse uno, massimo 2, perché ho puntato più su Cancelo come terzino destro. Però De Silvestri è stato assolutamente un ottimo difensore come bonus. Sulla fascia sinistra invece il mio titolare indiscusso è stato Alexandro per tutto il campionato, a cui do un 7, perché mi aspettavo sicuramente un po' di più dal punto di vista dei voti, della costanza, cioè non è stato molto costante, però alla fine 4 gol, 4 assist, per un difensore dare 7 è il minimo, ecco. Mentre il suo vice, Asamoah, do un 6 di stima, appunto, perché comunque l'ho schierato quelle poche volte in cui Sandro non ha giocato e non mi ha mai fatto rischiare, ecco. Passiamo quindi ai miei difensori centrali, cui spicca innanzitutto Albiol, a cui do un 8 pieno, perché all'asta è quello che viene preso meno, molto meno, rispetto al compagno Koulibaly, ad esempio, altri difensori centrali, ma comunque prende sempre buoni voti, 6, 6,5, anche 7, ha fatto anche 3 gol quest'anno, che sono una novità per lui, li ho presi tutti e 3, quindi sono abbastanza contento di Albiol, veramente. L'altro centrale cui ho fatto affidamento è stata Acerbi, però è stata una delusione, perché non, oltre che non ha segnato, che ci può stare per un difensore, ha portato anche delle insufficienze, quindi è anche un'insufficienza quella che gli do un 5. Mentre a gennaio ho preso anche Goldaniga e Lemos, i due suoi compagni di reparto, a cui do senza voto, appunto perché non li ho mai schierati. Goldaniga tra l'altro si è infortunato dopo poche giornate, quindi non c'è nulla da segnalare. Completo il mio pacchetto di difensori centrali con Danilo, che ha fatto il suo, do il 6 perché è quello che si aspettava all'inizio anno, un giocatore sempre sufficiente e soprattutto sempre titolare. Ceccherini è l'altro centrale che ho preso low cost a 1-2 crediti e a lui do 6,5 perché comunque ha portato anche voti migliori di Danilo ed è stato comunque molto utile perché l'ho utilizzato anche come terzino destro per la sua doppia skill terzino destro difensore centrale al mantra. L'altro centrale è stato Nicola Nkoulou, a cui do 7 pieno, perché oltre a essere sempre titolare ha fatto anche 2 gol, è stato molto costante, è stato il punto fermo ovviamente della difesa granata e si candida anche come un top, secondo me un semi top per la prossima stagione, anche perché vede anche molto bene la porta e per un difensore è sempre importante. Dopo aver analizzato i difensori passiamo quindi al centrocampo, in cui spicca innanzitutto Giacomo Bonaventura, a cui do un 9 perché 8 perché sono i gol che ha fatto, più 1 perché è stato il giocatore che mi ha fatto svoltare la stagione, perché l'ho preso a gennaio in uno scambio veramente vantaggioso, avevo bisogno di un centrocampista perché la mia rosa ne era priva, quindi i vari Savic, Hamsik, Cristante erano incedibili, quindi punto su Jack Bonaventura e mi svolta la stagione, quindi un ringraziamento a Jack e ci vediamo spero l'anno prossimo.
Zielinski è l'altro mio centrocampista titolare a cui do 6,5 come il voto che si merita ogni partita. Se dovesse giocare ancora di più l'anno prossimo, specialmente dal primo minuto, è uno veramente su cui fare molto affidamento. Zemaili è un giocatore che ho preso a gennaio, a cui do 5 perché mi aspettavo sinceramente molto molto di più. Ero indeciso se prendere lui o Rafinha, avevo più soldi di tutti, alla fine ho scelto Zemaili e ho scelto male perché è stato veramente fuori forma nel Bologna. Benali l'ho preso anche lui a gennaio senza voto perché non l'ho mai schierato, tra l'altro si è infortunato anche subito, quindi non ho avuto modo di apprezzarlo. Barella è 6, meriterebbe 6,5 perché è un giocatore veramente importante, soprattutto in ottica futura, però do 6 perché troppi cartellini. Lo penalizzano veramente tanto. Lucas Leiva è il mio mediano titolare, stato a cui do un 8 pieno, 8 perché ha fatto sempre porta sempre buone prestazioni, 6,5 quasi fisso, anche 7, anche 2 gol che per lui sono una novità considerando che non segna tanto non ha segnato tanto nella sua carriera, ed è stato veramente un giocatore imprescindibile sia per me sia per la Lazio di Simone Inzaghi, l'unico giocatore che non può mai mancare in una squadra e che ha sostituito al meglio Biglia. Rincon è l'altro mio mediano a cui do un 6 di stima, soltanto l'ho preso perché ci vuole come ogni anno la mia dose di Torino e Rincon ne faceva parte. Continuo con Vecino e Gagliardini, i due mediani dell'Inter, a cui do un 5,5 perché mi hanno fatto praticamente nulla, nessun bonus, soltanto qualche insufficienza giù e lì, ma ho messo sempre Leiva, quindi non mi sono stati molto utili. Passiamo quindi poi al reparto offensivo, in cui il mio top è stato Dries Mertens. Ha fatto 18 gol, ma molti avrebbero dato anche 8, 9, io do 6,5, sia perché sono molto esigente, sia perché io penso che da un top bisogna aspettarsi dai 20 gol a salire, quindi per dare 7 io avrei voluto almeno 20 gol, non li ha fatti, quindi do 6,5, però è stato importante sicuramente nel secondo posto del Napoli. Do invece 7 a Milik perché ha giocato veramente poco, sfortunato, poi si è ripreso gli ultimi mesi, ha fatto 4 gol, li ho presi tutti e 4, quindi non mi posso lamentare del polacco che se dovesse giocare dal titolare la prossima stagione diventa uno dei top assoluti su cui puntare in attacco. Proseguiamo con Mario Mandzukic, a cui do 5,5 perché molto spesso l'ho schierato sia per la mia fede juventina anche, ma non si è mai rivelato un giocatore importante, sempre lontano dalla porta, e ho lasciato in panchina anche dei gol per metterlo, quindi lo pulisco così con questa insufficienza. Insufficienza che do anche a Palacio, do 5 perché da quando l'ho preso è diventato veramente una meba, dal giro di andata da protagonista e si è involuto molto, quindi non l'ho mai messo praticamente. Proseguiamo con un altro giocatore del Bologna, Simone Verdi, a cui do 7,5 perché è stato veramente uno dei protagonisti dell'annata felsinia, ha fatto molti assist, gol anche, e mi è stato utile in molte occasioni, l'ho preso a gennaio. L'altro trequartista che ho in rosa è Iago Falche a cui do un bel 9 perché è lui. A conti fatti è stato lui il vero 9 del Torino, non è stato Belotti, perché 13 gol e 7 assist ne fanno veramente uno dei protagonisti di questa annata granata e della mia fantarrosa, perché schierato da trequartista dietro le punte è stato un vero e proprio punto di riferimento per la mia squadra. E chiudiamo con due insufficienze, che sono quella di Berenguer per il talento ex Osasuna, mi aspettavo sinceramente molto molto di più, non ha fatto praticamente nulla, magari l'anno prossimo, se è ceduto in qualche squadra, può avere più minutaggio. E infine, sempre lui, Domenico Berardi, a cui do 3 perché per il più 3 che non ha mai avuto quest'anno, io lo do io in questo finale di pagelle. Come vedete non ho dato nessun 10, non c'è stato un giocatore che ha spiccato più degli altri. Il 10 lo do solo al mio direttore sportivo, che a gennaio ha operato bene sul mercato e dal quinto posto mi ha fatto risalire fino al secondo posto. Lo ringrazio ancora do appuntamento al prossimo video di Claudio in cui verrà analizzata la sua Winterfell, e non mi resta che rimandarvi al prossimo appuntamento. Un saluto da Fantaworld.